Tra i dipinti a carattere storico più interessanti conservati presso il Museo Civico di Crema del Cremasco, oggi osserviamo questa grande tela del pittore Gaetano Previati. L'opera è di proprietà della Pinacoteca di Brera, ma è stata concessa in prestito al Museo Civico di Crema proprio in relazione al soggetto rappresentato. È un evento noto, siamo tra il 1159 e il 1160, quando cioè l'imperatore Federico I, detto il Barbarossa, pose sotto assedio la città di Crema, con la complicità di alcune città alleate, tra cui Lodi, Pavia e Cremona. I cremaschi resistettero indomiti per più di 7 mesi all'assedio e gli imperiali, per farli desistere, utilizzarono uno stratagemma crudele e brutale. Fecero cioè legare alcuni ostaggi cremaschi, ma anche milanesi, alle macchine d'assedio, credendo così che i cremaschi fossero costretti ad esistere dall'attaccare le macchine con dardi e pietre. Ma in realtà gli stessi ostaggi incitarono i concittadini all'interno delle mura a continuare l'attacco e a non curarsi di loro. È un tema dunque fortemente patriottico ed è anche legato al simbolo dell'oppressione straniera che nel Medioevo era rappresentata dall'impero tedesco, mentre nel Risorgimento era rappresentata dall'impero austro-ungarico. L'opera è stata realizzata nel 1878 da Gaetano Previati e l'anno successivo, nel 79, il pittore ottenne proprio grazie a questo soggetto un importante riconoscimento che è il cosiddetto premio Canonica istituito dall'Accademia di Brera. Lo stesso pittore ci descrive quest'opera in una lettera che invia ad un collega e la descrive in questi termini. Ci parla di alcune cataste di travi con suvvi legati in varie attitudini dei cadaveri rischiarati dall'ultima luce di quella nefanda giornata. Sostanzialmente, Previati con quest'opera elimina tutti quei fronduli che caratterizzavano la pittura di costume e la pittura storica del tardo romanticismo per rappresentare la crudeltà della guerra attraverso l'espediente dei corpi nudi e dei cadaveri, in questo caso rischiarati dalle ultime luci del tramonto. Di quest'opera esiste anche un bozzetto preparatorio realizzato a matita che si conserva presso la Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze. Gaetano Previati nasce nel 1852 a Ferrara e prima di approdare alla pittura divisionista verso la fine degli anni 90 dell'Ottocento, pittura per la quale è universalmente noto, lui si forma proprio nell'ambito della pittura tardo-romantica con un occhio particolare anche al simbolismo e ad un pittore francese che è Gustave Moreau che aveva conosciuto qualche anno prima di realizzare quest'opera. Nel 1881 Previati si stabilisce definitivamente a Milano, dove parteciperà a importanti esposizioni internazionali, tra cui la Triennale di Brera e la Biennale di Venezia. E nel 1920 morirà a Lavagna, dove era solito soggiornare. Il Museo Civico di Crema del Cremasco conserva anche una seconda opera del pittore Gaetano Previati, un disegno preparatorio a carboncino e biacca, rappresentando un Cristo risorto fra gli apostoli.